Ecco a voi il nostro tollone morbido. Dalla consistenza irresistibile. Per noi qui in Sicilia il torrone è tradizione, è festa, non manca mai nelle sagre di paese. Tutti compriamo il torrone, non c'è festa senza un torrone. Sai Robby, il miele per gli antichi era importantissimo perché per loro era la trasposizione del sole nel mondo animale. Le api con il loro grande lavoro producevano il miele, infatti ha tantissime proprietà benefiche, fa tanto bene e come vedete proprio questo ha il colore del sole. Oggi mi presento questa ricetta di torrone morbido assieme la mia Irene e la mia mamma. Robby, ma quali sono gli ingredienti per questo torrone morbido? Zucchero. Qui abbiamo 100 grammi e poi anche 50 grammi e faremo vedere poi come si usa, giusto? Sì. Poi qui ci sono due uova, ma noi servono solo gli albumi. Poi 200 grammi di mandorle, anche 300 è meglio. E poi qua abbiamo, vedete, la scorza di un limone, mezzo succo di limone. E poi e del miele. 150 grammi di questo nostro miele speciale di mille fiori. Per tostare le mandorle occorre metterle in un forno a 170 gradi per circa 15 minuti. Benissimo, tostiamo le mandorle. Maestra Marisa, ma adesso che facciamo? Mentre le mandorle si tostano, dividiamo gli albumi dai tuorli. Per fare la meringa, vero? Dobbiamo fare una specie di meringa, sì. Stiamo mangiando amendo in albumi. La scorza di limone o mettiamo il profumo della scorza d'arancia? È un profumo di Sicilia. Robby, ma quando è che si capisce che la meringa è pronta? Gocciolare. Allora è pronta questa? Sì, sì. Mettiamo il miele nel pentolino a fuoco bassissimo. Lo facciamo sciogliere. Poi a poco aggiungiamo lo zucchero. Quanto? 100 grammi. Non tutto insieme. Dobbiamo dargli il tempo di amalgamarsi, di sciogliersi. Adesso mettiamo il succo di limone. Mezzo limone, vero? Mezzo limone, il succo di mezzo limone. Questo composto dovrebbe arrivare a una temperatura di 85 gradi, 80-85 gradi. Siccome noi il termometro non ce l'abbiamo tutti, quando fa la schiuma è pronto. A questo punto dobbiamo aggiungere la meringa, un cucchiaio per volta. Perché dobbiamo aspettare che il composto si amalghi bene, perché altrimenti fa i grumi, visto che è bello schiumoso. Sì. Dai. Per questo lavoro ci vorranno una decina di minuti. Ma quando non diventa un composto quasi colloso, capiamo che l'impasto, il composto è pronto, quando quasi non scivola più dalla Marisa. A questo punto uniamo le mandorle, non tutte insieme. Le mandorle tostate? Certo, quelle che abbiamo messo in forno per 10-15 minuti a 170 gradi. Lo lavoriamo. A questo punto lo dobbiamo mettere nella forno. Vai. Abbiamo messo un po' di carta forno, mettiamo un po' di zucchero a velo. Perché si mette lo zucchero a velo? Per non appiccicare. Altrimenti non riusciamo a sformarlo qui. Adesso ci mettiamo questo qua, così. Aspetta che ora lo sistemiamo. Il limone che avete spremuto, utilizzatelo. Non vi sporcate le mani, gli dà un aroma diverso, viene appiattito e poi lo zucchero a velo sopra. Ora lo mettiamo nel frigo. Maestra Marisa, per quanto tempo? Ma almeno una mezz'oretta, a meno che non lo mettiamo nel congelatore se abbiamo problemi. Una mezz'oretta ci vuole almeno, anche un'ora, perché secondo è caldo, ancora è molto caldo, quindi si deve raffreddare, altrimenti Non si può tagliare. Ricordiamo che l'abbiamo fatto con il nostro ingrediente speciale, il nostro miele mille fiori. Il torrone si è raffreddato, adesso lo dobbiamo togliere dalla forma per tagliarlo. Perché mettiamo lo zucchero a velo? Perché si può, siccome resta sempre morbido, per evitare che si appiccichi al tagliere. Mettiamo un altro po' di zucchero sopra e adesso col coltello lo tagliamo.
tocchetti a bocconcini e abbiamo fatto i nostri carrogini. Il nostro torrone morbido! Dalla consistenza irresistibile. Adesso assaggiamo. Che croccante! Morbido e delizioso. Buono, buonissimo. Trovate i nostri prodotti e il nostro miele su sicarmisoldalshop.com. Seguiteci su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Commentate, condividete e pubblicate. Ciao!